Alla palazzina di caccia di Stupinigi è il protagonista Salvatore Dalì. Sì, fino al 19 di febbraio del 2023 una mostra assolutamente poliedrica, il genio di Dalì a 360 gradi. Arriverete in palazzina e vedrete già una scultura monumentale alta più di 5 metri con Alice nel Paese delle Meraviglie che salta splendidamente la corda appunto nei giardini della palazzina e poi entrando tutti i segreti di Dalì, dalle statue museali con tutti quelli che sono i simboli iconici di Dalì, il orologio molle a simboleggiare che il tempo assolutamente è labile e del tutto soggettivo, può essere rapido, può essere lento a seconda della percezione del singolo. La donna, e adesso spiegheremo tutto quello che riguarda, siamo qui apposta, il cavaliere surrealista, l'elefante che si erge su queste zampe molto sottili, tutti i simboli di un Dalì che da fuori sembra estremamente forte e sicuro di se stesso, ma in realtà è allo stesso tempo molto fragile. Vedremo i libri illustrati. Il bestiario di La Fontaine è davvero notevole, ma ancora di più vi consiglio di guardare la sala dedicata alla Spagna e alla Corrida. Mi raccomando, guardate bene bene perché troverete due libri illustrati che sono un po' un contraltare e sembrano quasi raccontare che per una volta ha vinto il toro e non il torero. Tant'è che vediamo un toro in primo piano, il torero quasi che scoppia in sangue alle sue spalle e a destra il torero super colorato ma senza viso, apparentemente quasi come se fosse già passato insomma in un al di là. A proposito dell'aldilà, una cosa curiosa che vedrete anche un po' negli oggetti che vengono riprodotti in mostra, che sono originali sempre appunto di Dalì, questa concezione di conquistare il paradiso con il cuore, né con lo stomaco né con la testa, ma solo con il cuore. E tornando alla nostra donna, questa donna appunto è una donna in fiamme e ha un racconto particolare. Beniamino Levi, curatore di questa mostra, era amico intimo di Dalì nel periodo in cui Dalì era già più anziano. Costruisce questa statua da lì, la arqua molto e non gli piace, tant'è che la butta via e dice no, non la voglio utilizzare. A Beniamino Levi invece piace molto, Gala, moglie croce delizia, sposta gli equilibri e dice sì, mi piace, teniamola. E a questo punto viene sorretta da delle stampelle. La stampella è un simbolo che piace molto a Dalì, lui la trova in soffitta quando è piccolo, si innamora di questo simbolo quasi ad appoggiare la fragilità umana sulle stampelle e spesso e volentieri le mette nelle sue opere. Così come anche i cassetti. I cassetti, un po' come diceva Freud, nascondono i ricordi, nascondono anche in questo caso i segreti. Proprio perché sono segreti vengono affiancate all'immagine della donna, ma sono piuttosto aperti. Perché la donna chiacchiera e i segreti quindi volano via, non sono più segreti. Questo porsi la mano sulla bocca sembra quasi dire scappo dalle fiamme, ma nello stesso tempo quasi come se stesse raccontando un segreto che sta volando via. E quindi una, almeno a mio avviso, una delle opere che preferisco dell'esposizione. Infatti volevo chiederti qual è la tua preferita. Sono tante. Sono troppe. Sono troppe. Amo molto appunto i libri illustrati, quello che dicevamo della corrida di prima. Come statua ti direi questa. E poi una cosa a cui tengo anche particolarmente è, come dicevamo prima, il cuore della mostra che è separato dalla collezione ma che c'è, e l'attenzione che noi poniamo nei confronti dei bambini, perché c'è sempre la sala didattica dedicata alle scuole ma non solo, e c'è l'esposizione dei bozzetti che Dalì realizzò per Chupa Chups. Chupa Chups tutti lo conosciamo, nel 68, tra il 68 e il 69 Dalì rielabora il simbolo, la margherita di Chupa Chups è suo, e quindi lì ci sono tutti i bozzetti che lui creò ai tempi, insieme alla collaborazione con Quercetti, insieme alla collaborazione con Osborne invece, che è un'azienda di alcolici spagnoli, dove vedrete al fondo della mostra, già nell'area del merchandising, un simpaticissimo spot realizzato proprio da Dalì che è estremamente simpatico. Quindi un po'
la solita attenzione di Next Exhibition al pubblico, anche quello che è meno avvezzo alle mostre, anche quello che è più curioso di sapere anche un po' i retroscena e i segreti degli artisti. Quindi diciamo per accontentare un pochettino tutti, che è sempre una cosa molto bella. Come sempre anche il pubblico più giovane, che ci, insomma noi lo sta andando molto bene, perché avete avuto già tantissimi ingressi. Sta andando super bene, posso dirti, nonostante questo inverno, insomma, un po' freddo, un po' nebbioso, assolutamente sì, stiamo già quasi sfilando le 20.000 presenze, abbiamo aperto il 12 di novembre e abbiamo in piano diverse aperture speciali, la prima appunto a dicembre per l'Artist Night, dove creare degli approfondimenti, anche perché da lì si presta molto, lui amava la cucina, amava il buon vino e amava appunto l'arte in tutte le sue caratteristiche di performance. Ricordiamo quindi fino a quando? Fino al 19 di febbraio 2023, qualunque informazione sul sito daliexhibition.it. Grazie tante, Lara. Grazie a voi, come sempre.